Allora ragazzi, bentornati. Quest'anno sarà un Natale molto particolare, anche perché siamo praticamente lockdown. Comunque, non parliamo della PlayStation Mini, bensì del Commodore 64 Mini. E c'è una sorpresa, ragazzi, perché infatti nel C64 Mini c'è una piccola sorpresa, che per me è un po' la sorpresa natalizia, perché infatti... Infatti, eccolo qua il comodorino. C'è, è uscita una cosa tempo fa, qualche tempo fa, ma io non l'ho saputo solo adesso. È uscita questa cosa che si chiama Project Carousel. Si chiama Project Carousel Anniversary Edition, che praticamente va a sostituire il menu del nostro amato C64. In questo caso un po' meno amato perché è quello mini, però comunque sempre amato. E si trova all'interno di questa chiavetta. Cos'è? Voi semplicemente lo scaricate e nel menu, grazie a questa chiavetta, troverete la bellezza di 220 giochi più quelli già contenuti nel Commodore. Ovviamente questa chiavetta qui è scaricabile gratuitamente il contenuto, lo potete mettere su una qualsiasi chiavetta. E adesso lo andiamo anche ad aprire, lo andiamo a sfoderare così, zac, e andiamo a inserirlo nel Commodore. Ma il fatto è che molti... Purtroppo ci sono molte persone che vendono questa chiavetta su vari siti e in maniera illegale, perché non si può vendere questa chiavetta, è gratuita. Invece c'è chi ci fa i soldi sopra, tipo come se fossero degli scalper. E infatti questo è un po' il Natale degli scalper, sta diventando, ma adesso ne parliamo. Ma innanzitutto spegniamo il nostro comodorino. Anzi, no, no, dobbiamo fare una cosa. Inseriamo prima la nostra chiavetta speciale che va messa al contrario. Ovviamente molte marche vanno bene, ma questa qui che vedete è una marca particolarmente economica, ma non fa niente perché basta una qualsiasi chiavetta e andate tranquilli. Andiamo adesso con il nostro joystickino, torniamo nel menu e andiamo a scegliere. Non so, si vede un po' fuori fuoco? Si vede un po' fuori fuoco. Ok, adesso si vede bene. Andiamo a scegliere come si fa ad attivarla. Solo la prima volta che la usate dovete andare su opzioni e aggiornare il firmware. Aspetta, però prima di farlo bisogna cambiare lingua, mi pare. Bisogna mettere l'inglese perché altrimenti c'è problemi. Questo menu nuovo. Ok, mettiamo l'inglese. Andiamo a mettere System Information e Apply. Andiamo a inserirlo. Ok, fatto questo, il comodorino si resetta e appare la scritta Project Carousel USB. D'ora in poi, tutte le volte che voi inserite la chiavetta, magicamente vi riconosce questo nuovo menu che contiene oltre 200 giochi. Guardate, 1940. Non c'è la musichetta, però c'è 3D Pinball. Sì, c'è la musica, quella di, sentitela, di Lazy Jones, che sarebbe sala giochi, e infatti è come se avessimo una sala giochi adesso sul Commodore, perché ci abbiamo oltre 200 giochi tutti dal menu iniziale, che è fantastico. E poi ragazzi, devo dirvi un'altra cosa. Che figata. Guardate, c'è anche BC2, Cross Revenge, BC2. Questo Fiber non so cos'è, è un file browser. Poi abbiamo Great Genesis, Up and Down. Giochi preferiti? Cos'è questo? Ah, si può mettere una lista di giochi preferiti custom? Ma perché? Aspetta, aspetta, ma non sono tutti i giochi questi. Non sono tutti, non sono tutti. Aspetta, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ho inserito giochi preferiti, vediamo che succede. Perché c'è qualcosa che non va? Perché dovevano essere tipo 256 giochi. Perché me ne mostra pochi invece? Aspettate, eh. Perché me ne mostra solo questi pochi qui? Gli altri che fine hanno fatto? Gli altri che fine hanno fatto? Perché? Perché? Aspettate, c'è un problema. Non so perché mi fa vedere solo questi. Ah, aspetta, aspetta. C'è il tasto, lo vedete là in basso a sinistra? C'è il tastino che dice cambia, se io premo quello va ai prossimi giochi, quindi premiamolo. Ok,
compositore, genere, anno, titolo. Beh, ma gli altri giochi che fine hanno fatto? Aspetta, ah, devo resettare forse il comodo. Aspettate, lo spegniamo, eh? Spegniamo il comodorino, lo riaccendiamo. Allora, continuiamo un po' il discorso quello degli scalper. Questo è un po' il Natale degli scalper, ragazzi, purtroppo. Ci sono un sacco di persone che hanno comprato schede video e console di ultima generazione, quelle appena uscite, le comprano e le rivendono a prezzo maggiorato, il che è veramente una bastardata. Io quindi vi invito a non comprare queste cose dagli scalper a prezzo maggiorato. Tipo, faccio esempio, la PlayStation 5, che costa 500 euro. Queste qui te la vogliono vendere tipo 800, 900, addirittura chi si spinge a venderla a 1000 euro, ma sono pazzi, ma sono pazzi, ma io non lo so. Comunque, niente ragazzi, qua non so perché non mi fa sto scherzetto, doveva mostrarmi 200 giochi, forse sono io che non so come cambiare menu, ci deve essere un tasto per cambiare menu. Ok, ho levato la musichetta, ci dovrebbe essere un tasto per cambiare il menu. Autore, compositore, genere, anno, titolo. Non so, ci deve essere un modo per cambiare il menu. Non lo so come si fa. Non mi vado un attimo a informare e torno subito, ragazzi, aspettate. Ah, ecco, ho scoperto, c'è scritto qui, sostanzialmente, adesso sei nella lista dei giochi preferiti. Premendo poi CTRL 1, CTRL 2, o CTRL 3 o CTRL 4 si cambiano i giochi. Dallo 0 alla G, dall'H alla G, dall'S alla Z e col 5 i giochi del VIC-20, ma solo per il Maxi, perché solo il Maxi emula il VIC-20, il C64 Maxi. Comunque, come vedete, si hanno più di 200 giochi. C'è una versione, questa qui, come ho già detto, che viene venduta tipo su eBay e su altri siti di e-commerce che si chiama TrueBlue, ma è praticamente la stessa cosa che potete scaricare gratuitamente, solo che ve la fanno pagare profumatamente perché sono dei bastardi e non hanno i diritti per farlo. Stessa è un po' come fanno anche gli scalper, ho detto. Allora, questo Natale è un casino. Intanto noi mettiamo il pinball 3D così mi faccio una partitella. Allora, in questo Natale praticamente è un disastro perché c'è questa cosa. Io vi invito a non comprare roba dagli scalper. Se trovate roba dei negozi, ok. Ma non andate a dare soldi a sta gente, perché sta gente si merita che tutta la roba che hanno preso dai magazzini, le Xbox Series X, le PlayStation 5, le schede video 3080, 3070 e 3060, che si sono accaparrati per rivenderle poi a prezzo maggiorato, queste persone si meritano che gli restano sul groppone, ok? Quindi non fate come tutti che dicono: è uscita la roba nuova, voglio subito comprarla. Non abbiate fretta, non abbiate fretta. La fretta è cattiva consigliera. Semplicemente mandate a quel paese sta gente e non comprate sta roba assolutamente. Ok, come si fa qua? Come si faceva a premere a mandare la pallina? Con invio? Come si faceva? Non mi ricordo. Promo con invio? Ah, invio si fa col tastino qua. Come si faceva invio? Ah, eccolo qua, con uno dei tasti del joystick. Oh, fantastico, ragazzi, perché faccio racchetta destra con questo qui, tic, racchetta sinistra con questo qui, e poi per lanciare la pallina è questo qua. Quindi, perfetto, i tasti sono già stati configurati da chi ha fatto questo dischetto. Ah, dicevo, io quest'anno, visto che è un Natale un po'... come si dice, morigerato, nel senso che siamo in lockdown, c'è sta pure tutto sto casino degli scalper. Io non penso che farò acquisti tecnologici quest'anno per Natale. Quest'anno per Natale mi terrò un po' sulle mie, ma forse qualcosa comprerò, non so cosa. Magari ve lo dirò nell'ultima puntata di quest'anno, cosa mi compro in questo Natale, in questo fine anno. Ma per adesso vi lascio un po' così nel dubbio. Tanto io sto cercando. Niente, sono scarso. Ero scarso all'epoca, scarso pure adesso. Allora, sono 3D Flipper. Era della. Non mi ricordo, era di una casa che faceva giochi economici. Questo era economico, sto gioco. Mi ricordo pure la recensione su Zap. E all'epoca ci giocavamo perché era veramente figo.
mi ricordo che ci giocai molto all'epoca. C'è un po' un look 3D, no? Sembra veramente fatto in tre dimensioni. È veramente bello su Flipper per Commodore. L'unica cosa è che bisogna giocare un po' d'anticipo con le racchette perché altrimenti è un problema. Allora, ne uscì anche un altro simile che però era di biliardo che si intitolava American 3D, no, American 3D Pool, sempre della stessa casa che mi pare fosse la Zeppelin Games. Dai, su, funghetto, vediamo se riusciamo a fare un punteggio decente. No, mi è cascata. Facciamo un'altra partita, no, facciamo un'altra partita, dai, dai, che mi sta prendendo questo gioco. No, dobbiamo tornare sul F1. Eccolo qua, vai, lancia, lancia. Dai, dai, ecco, la pallina è cascata nel buco. Fa aumentare il moltiplicatore, il bonus. No, proprio nel pozzetto. Andiamo, come quando gioco ai flipper quelli reali, ragazzi. Ai flipper reali o virtuali. La palla va a finire sempre nel pozzetto. Qua non mi pare che ci sia un tasto per scuotere il flipper. Forse c'era, ma non è stato configurato. Non me lo ricordo. Mi pare che ci fosse un tasto. Però questo è un gioco che sul Commodore originale si giocava con la tastiera, non col joystick. No. Ok, pallina numero 3. Vai. Pallina numero 3. No, mi è andata giù. Nel coso laterale, ultima pallina, no, penultima pallina, quella 4. Questo speciale natalizio inizia in maniera un po' così strana, quest'anno. E lo speciale natalizio sarà un po'. Che cascata la pallina. Lo speciale natalizio sarà un po', come dire, sarà un po' ridotto quest'anno. Non farò molti giochi natalizi, farò più che altro giochi che hanno a che fare con l'inverno. Forse qualcuno già ve l'ho portato, non lo so. E insomma, quest'anno c'è poco da festeggiare, però non interessa comunque. L'importante non soltanto i regali, no? L'importante è. L'importante è che sopravviviamo a questo 2020. Questo è l'importante, credo. Ok, ragazzi, questo era Pinball Power della Mastertronic dell'89. Torniamo indietro. Aspetta, proviamo a resettare il comodorino. No, provo un attimo a resettare il comodoro. Vediamo un po'. Spegniamolo. Ok, shutting down. Provo a togliere la chiavetta. Vediamo se mi ridà il menu normale. Perché non vorrei che mi sputtana il menu, perché non ho provato. Ok, abbiamo riacceso il Commodorino, eccolo qua. Andiamo a vedere se parte, se si degna. Non si degna, non si. Eccolo qua, no, si è degnato, si è degnato. Eccolo qua. Allora, ragazzi, io comunque la chiavetta la riponiamo per ora, anche se dentro ci sono un sacco di giochi anche da edicola. Se volete, io continuo la serie dei giochi da edicola sul C64 Mini, quindi in semi real hardware. Infatti non è real hardware, però ok. Se no, c'ho anche altri giochi da edicola da portare che già ho preparato. C'avevo da finire delle cassette, ricordate, di Super C64 128 della Edigamma, molto belle. Qua c'ho tutti i giochi della Sipe e c'ho anche altri giochi da edicola qua dentro. E comunque, ragazzi, come vedete, è tornato alla normalità del carousel normale. Diamo un'occhiata anche a un altro gioco. Vediamo un po' questo che è Confusion. Qua c'è Cosmic Causeway che già abbiamo giocato. Ricordate il famoso Massa Cosmica dell'edicola? Facciamo una breve partita anche a Massa Cosmica. Era il seguito di.
di quell'altro gioco, non so se ve lo ricordate. Non so che scavo. No, ho mancato il gettone fetente. Ok, livello 2, vai, vai. Sbaglio sempre qua. Vai, vai. No. Sì? No, ho mancato il gettone. Ma porca miseria. Ok, livello 2 superato, ci avanzano 7 secondi. Ma mi dà un po' di bonus. Sanno i primi nemici qua. Questo era il seguito di Trailblazers, questa cosa mi pare che l'avevo già detta. Ok, terzo livello superato, si sono avanzati 9 secondi e 28. Anche perché qua sul pavimento azzurrino i controlli sono invertiti, quindi è un casino totale. Sì, 3 secondi e 66 ci sono, non so, siamo quasi per schiattare, eh. Le sveglie, almeno a me sembrano sveglie, ma in realtà sono creaturine strane. Queste sono le poltrone, che in realtà non so cosa sono, ma a me sembrano poltrone. Sono tipo specchi, non so che cacchio sono. No, 25 secondi, dai, dai. Il boss, ecco il vermone, ve lo ricordate? Dov'è il vermone? Mi morì, mannaggia a te, vermone maledetto. Niente, game over, sempre qua muoio. Ok, primo posto, ho fatto il primo posto. Allora ragazzi, vi ripeto, sì, vabbè, sono mettete tutte le lettere a caso. Allora, vi ripeto, no, quest'anno a Natale non comprate roba dagli scalper, da chi vi rivende, dai bagarini, cosiddetti quelli che fanno il bagarinaggio, non comprate roba a prezzo maggiorato dagli scalper, lasciategli la loro roba. Lo so che alcuni di voi non vedono l'ora di mettere le mani su una nuova scheda video o una nuova console, ma non fatelo, lasciatelo, lasciate quella roba nelle mani di quei disgraziati. Gliela dovete lasciare tutta sul groppone, quando la rivendono ci devono rimettere, avete capito? La devono vendere a prezzo inferiore a quella che l'hanno comprata, perché sono degli infami, ok? Quindi a me non me ne frega niente, perché io già non avevo intenzione di prendere una console per adesso, la prendevo forse più tardi, però chissà, forse a fine anno qualcosa comprerò, ma non so ancora cosa. Comunque, se trovate sta roba nei negozi ufficiali, va a prezzo normale, va bene. Se invece la dovete prendere dagli scalper, che ve la fanno a prezzo maggiorato, non la prendete, lasciatevela lì dov'è. Sta cosa l'ha detta anche uno youtuber famoso, che non mi ricordo come si chiama, era Sadditech, ok, che è uno youtuber, mi pare napoletano o di Salerno, da quelle parti là, che si occupa sempre di tecnologia. E questa cosa me l'ha segnalata, io non lo sapevo, me l'ha segnalata
uno dei miei affezionati del canale, che era MD, il microcanale, che anche lui è molto appassionato di hardware. Ok, quindi ragazzi, mi raccomando, non fate la cazzata. Vi auguro buone feste a tutti, anche se con meno regali del solito, però contate che già sopravvivere a questo 2020 sarà un regalo enorme, insomma. Per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. E questo speciale Natale sarà un po' particolare, sarà un po' austero rispetto agli altri, come ho già detto. Per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima!